Bentrovati qui su Double Trouble con me, Odri, di nuovo, questa volta da Genova, come potete vedere dal casino alle mie spalle. E siamo tornati con Persona 3. Anche perché, ragazzi, cioè, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Effettivamente devo dare una bella scossa, considerato anche che sta per uscire Final Fantasy VII Rebirth. Il mio portafoglio in questo momento. Posso, fatemi sapere se poi lo volete qua sul canale, perché a me interesserebbe giocarci e portarlo, voi ditemi un po'. Ma a parte tutto questo, io non ricordo minimamente cosa cavolo stessimo facendo. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di andare velocemente a vedere cosa cavolo avevamo combinato. Se non erro, abbiamo sbloccato ben tre social link. E abbiamo fatto poi prima un giro nel Tartaro per vedere un pochino e abbiamo un boss che ci aspetta. Io quasi quasi direi che stasera andiamo a farci il boss così con tanta grazia e gioia di vivere. Intanto, ragazzi, io direi che possiamo andare. Allora, eccoci qua in aula. Come vedete, abbiamo due social link lì che ci aspettano con un'ansia desistente. Parliamo un attimo con questo. So che fai parte della squadra di atletica, a quanto pare sei molto promettente. Non per nothing. Io sono entrato nel club di tiro con l'arco, facciamo entrambi del nostro meglio. Non me ne frega niente. Si è capito che Yugari mi sta sulle balle. Va bene, tu cosa hai da dire? Non ho la scuola di pensare anche a dove ti siedi, se finisci in prima fila è uno schifo. Dipende dai punti di vista. Non sono mai stata in prima fila, nonostante comunque io non è che ci veda benissimo. Ma che ci fa quello che guarda? Ma... Abbiamo un messaggio di posta, però raga, ho cambiato i tasti, quindi in atletica. Oggi vieni, vero? Ti conviene venire? Ma devi stare un po' calmo. Questo mi ha scritto ehi, andiamo da qualche parte. È ideale per la pelle. Il ramen? Ragazzi, tutti a mangiare ramen. Allora, c'è un altro social link. Che cosa fai? Che fai? Ma chi sei te, scusami? Ma chi sei? Ah, ma sei quella del club? Sì, ciao, ma perché ti ho parlato? Quella del... Che vuoi? Intanto ti calmi. Volevo solo parlare. Non ho nulla di cui parlare. No, mi spiace. Ma che cazzo? Vabbè, cosa è successo? C'è un oggetto lì, ocio. Frammento del crepuscolo che ci servono per... Raga, non mi ricordo mai. Mia memoria fa veramente cagare. Qualcuno potrebbe dire l'età, ma... Allora, vediamo un po'. Tu chi sei? La targa sulla parte della scuola di conversazione è scritta in un'altra lingua. È difficile... Vabbè. Strane voci all'interno. E non c'entra. Chi ti ha detto che c'è diventato? Ha detto il medico, t'ha detto. Allora, ho una batteria. Strumenti musicali. No, stanno lì per be bellezza, ciccio. Allora. Abbiamo due opzioni. O ci facciamo un social link. Magari quello del. Aspetta un attimo, che già mi sono persa. Vabbè, vado da quella del club scolastico lì, va a pesca. Consiglio studente. Come vi dicevo, le opzioni sono due: o andiamo a fare qualche lavoro pomeridiano, così così, oppure ci portiamo avanti qualche social link. Essendo una blind, quindi stiamo andando un po' a cazzo e sicuramente non massimizzeremo tutto. Io direi di provare a parlare con questa. Non penso poi di provare un'altra volta. Niente, a posto, ha risolto lei tutto il problema. A posto, grazie, gentilissimo. E allora io direi. Che cacchio? No, no, non voglio connettermi alla rete. Madonna, mi ho cambiato il joystick, non ci capisco più niente. Ha passato tempo con la coppia di anziani, ha passato tempo con Miyamoto, ha passato tempo con Tomochika. Hai offerto il denaro per una donazione, sei stato da Kagura Rame, hai studiato in biblioteca. Raga, pure il denaro va. 20 di livello medio di tutti i 10? Ah, sono stronza io, quindi. No, aspetta, non ce la posso fare. Non ce la posso fare 2.0. Allora, questi messaggi. La mappa, la mappa. Oh. Vabbè, io direi di fare atletica, va, però ho paura che non lo facciamo, questo social link. Col Kaiser. Sì, aspetta un attimo.
aspettate che ora vorrei andare. Andiamo dai vecchietti, va. O facciamo un'offerta al santuario o andiamo dai vecchietti. Però mi sa che i vecchietti, bene che ci dice, possiamo fare il social link, cioè possiamo fare il livello presto. Eh no, questo mi frega pure questo, eh. Ma dove mi piace? Salve. A posto non. Stavo solo scherzando, non sono così malandato. Che casualità. Guarda, c'ho una fame. Grazie, prendi, che dici da no? Ho paura che ci trattino come il nipote che non c'è più, però. La signora non dice nulla, la signora è abbattuta lì. Sfruttiamo proprio i vecchi pesantemente. Poi scopriamo che non c'è più niente. Vabbè, un po' di senilità, raga. No, ma non si preoccupi, nonno. Grazie. Ma non pa. Ci ha detto pure. Ragazzo. Yes. Il nostro figlio viziato non torna da un po'. Dove è andato adesso, tesoro? Tesoro, lui è... Non era il nipote, scusate, era il figlio. Ci scuso per conto di mio figlio per non essere qui a darti il benvenuto. Poverino che c'è. Abbiamo rafforzato il legame, ma a che costo? Vabbè, però è una realtà assurda, veramente. Poverini. Sicuramente l'aria si sarà fatta molto leggera. Non serve a buiarsi anche qui. Ci aspettiamo, Lucia. Sì, diciamo che forse un po' diventiamo il surrogato del figlio che non hanno più. Sono come sono tornato al dormitorio. Io direi, ragazzi, stasera di farci un po' di tartaro. Che detto così. Ciao. Sì. Ah, abbiamo di nuovo internet da domani? Grande. La cassa toracica di Akiko. Vabbè, quella è una cosa che... A proposito di internet. No, il sito quello lì che dici te è bloccato. Ti piacciono i giochi online? E come? Ottimo, cavolo, questo è di Paolo Forza, si chiama Innocent Sin Online. L'ho super preso, ma poi mi sono stufato, provalo. Forse abbiamo un social link lì, eh? Vorrei una stronzata. Chi è che mi scrive? Oh, sbaglio. Volete sfogarvi? Io sono stato al karaoke? No. No, devo andare nel tatto. Ancora? Oh, signor. Cerchiamo lavoratori urgentemente. Ma fantasia siamo un po' di possibile. Vabbè, ma già ci ho lavorato. Allora, io direi andiamo nel tartaro. Io andare nel tartaro e farci un po' di piani. Ma proprio magari non ve li faccio vedere tutti, ragazzi. Anche perché abbiamo subito il boss. Cioè, entriamo de faccia po' boss. E direi che possiamo. Siamo prontissimi. Grazie. E abbiamo il bossettino davanti a noi. Vediamo un po' come ci comportiamo con lui. Siamo troppo bassi di livello, se no vediamo un po' che cosa. Questa magari ve la muso. Poi le parti in cui saremo là a grindare, no? Il territorio nemico si trova più avanti. Sei pronta alla battaglia? Ma sono venuto con quell'intento. Quello me lo ricordo, è un fame di merda, me lo ricordo. Dagli altri persone anche. Quello me lo ricordo. Allora.
Va bene. Me l'hai detto già 15 volte, sarei anche gnocca, ma... Vabbè. Ok. Però la debolezza deve essere nota. RB è il secondo. Quella ce l'avevamo nota, effettivamente. Ok. Vabbè, ovviamente, ragazzi, boss qua sono un po' delle petecchie, però. Ora, questo non sarà mai agi anche lui. Cioè, è proprio scontato che non sia così. Come faccio a cambiare? Vabbè. Ah no. Ora impazzisco, allora. Ma noi si saprà. Ma non potevo cambiare persona, scusatemi. Sono io che sono bionda o... Vabbè, facciamo un attacco. Sono un idiota. Proviamo a vedere se Garu viene in nostro soccorso. Sì! Apparentemente sembra che sia debole a Garu. Allora, ci prepariamo all'assalto perché effettivamente il Rotobombly, chiamiamolo così, è sensibile al vento, Garu. Ok. Ora manca lui, che ovviamente, vabbè, io come fa questo. A fondo. Begoglioni! Allora, io però voglio cambiare persona. Ah, adesso posso, però. Bisogna stare attenti, perché uno magari sceglie un persona perché dice, ah sì, c'ha quello, quel nemico è debole, tutto bello, bellissimo. Però poi bisogna stare attenti anche a quelle che sono le debolezze del nostro persona, perché le ereditiamo noi. Quindi, esempio, se il nemico è... se il nemico è debole a Garu, e noi però abbiamo il persona con Garu, ma debole al fuoco, e quello ci fa fuoco, ci fa un culo così. Questo è quanto riguarda il nostro personaggio, ovviamente. Gli altri, quelle sono le debolezze, quelle si tengono. Colpo singolo. Ok, c'è sempre il solito briefing. Ora possiamo andare avanti, ma il prossimo di noi siamo identici con questo. Sono tutti identici, vero? C'è solo un modo per scoprirlo. Ma al 90% sì. Se vuole fare, siamo facendo progressi. Sì, sì, vabbè, non è che. E andiamo avanti. Hai preso la tua decisione. Ma grazie per farmelo sapere, non me ne fregavo un cazzo. Regà, siamo nel tartaro, ci stanno i nemici. Ma di che cosa dovremmo parlare? Ok. Eh sì, è sempre il guardiano più forte quello. Oh. Ah, è vero, i frammenti del 3? Economico? Arco velenoso. Oh, ciò. Dai. Però, cioè, anche meno, eh. Questa me l'ero dimenticata, che potessimo trovare le armi all'interno del tartar. Polvere d'anima. Ah, a posto. Beh, credo questo essendo il livello del boss, appunto. Ora, ovviamente, root fino al prossimo. Che è? Ah, le ombre rare, che sono quelle dorate, mi sembra. Mi viene da ricordare. Aspettate che non mi ricordo. Ah, sta molto bene. Ah no, forse questa era già nascosta. Facciamo una cosa. Dove sta questo? Sei qua? Sì, stai calma, devo prima capire. Okay. Questo gioco è meglio non lanciarsi a spada dritta, per non dire un'altra cosa più francese. Eccolo là, quello raro, il bastardo. Il problema qua è uno. Stonfame, se non sgamiamo subito qual è la sua debolezza,
fa e se ne va. Però questo dà una marea di soldi. Che fa? Si spaventa. Ombre rare, vabbè. Sì. Cerca di fuggire, eh? Cerca di coprire rapidamente alle spalle. Ah, in questo caso è così, ok, perfetto. Vabbè, sappiamo che è andata di qua. Ok, è andata di qua? Spero di sì a questo punto, che se no mi dice... Aspetta. Okay. No, dai! Ma guardate, guardate che cosa devo vedere. E niente. Non posso metterla come canzone, però sappiate che ci sarebbe benissimo. Penso che... Oh. Oh. Non fatela scappare. Allora, devi sta calma perché cioè, non è che proprio... Allora, proviamo subito con Garu. Non è. Non va. A posto. Proviamo con Agi. Non va. Cioè sì, ha preso ma... Non va. Non sappiamo se è Garu perché lei ovviamente ha missato. Ah no, era... Sta aspettando, grazie a Dio sta aspettando perché... Ha detto bene. Moneta terrena grande. Ah, la vendiamo, ok. Sukunda, che non mi ricordo, è quello riduce precisione del suo di un nemico, ok. Anche lei ha fatto, eh? Pulimpa, mi sembra che è quello che dà confusione. Sì. Che nome. Sì, però abbiamo fatto sta corsa con questo, insomma, mi sono persa. Ho fatto giro su me stessa, mi sono persa. Un altro guardiano. Hai già usato l'azione fuga? Mi stai dicendo che devo fare brutto? Sì, sì, no, per favore che... Mi dice così, ma però... Allora, andiamo prima di qua. Stai zitto allora. Sento il rumore di un'ombra, non vorrei... Una è lì. Una è dietro di noi, è dietro di me. Ok. No, ma no. Ti ha colpito prima. Ok. Noi sappiamo che questo... Mi sta bella male su un attimo. No, questa qua. Ok, allora ne facciamo una cosa. Cerchiamo di avvelenare se... Mi sconcia qui. No, era l'unico che ci aveva. Ok, mi devi fare una cosa. Non è detto che perché usino buffo siano... Infatti non lo so. Non lo sappiamo. Neanche questo. Vabbè, guardiamo Marco, ti vediamo. Marco Tempo e... MP. Allora, dov'è il... Di qua ci saranno. Ah no, è vero, c'era questo che... Zeta. Allora, chi sono? Oh, ma sì, io direi di andare di spray. Ho sbagliato. No? Che culo.
capito. Ma come succede che siamo deboli? Considerato quanti piani devi fare e quante volte bisogna grindare, lo sprint è una mano santa quando sei contro questi qua. Tutto calcola. Però per colpi per uno questi ci aprono a posto. Mi sa che devo prendere in mano la situazione. Sì. Ha rotto i coglioni questi. Non che sia fatta la differenza. Questi ancora a vita via. Potrebbe essere una pazzia, ma seguitemi. Ovviamente. Non era così scontato. Voi direte, ma... Vabbè, io ci ho provato. Questa no. Non so effettivamente noi forza fisica come siamo messi. Sì, vabbè ragazzi, però c'è una visita dall'oculista. E dobbiamo rimetterci tutto ai carichi. Ok. Direi di sì, perché stiamo cominciando a incontrare nemici un po' più fortini e rompipalle. Sì. Ma gli altri mi hai mai fatto mica vedere? Comunque ogni piano devono di qualcosa. E chi è questo, mo? Proviamo. E abbiamo. Potrebbe essere resistente. Mica quanto in quanto HP. Potrebbe essere resistente agli attacchi fisici, eh? Quindi potrebbe non bastare tutto questo bordello. Come coglie? Angel. Proviamo a vedere l'attacco, ma è fatto. Resiste molto bene agli attacchi fisici. E qua dovremmo averlo tirato giù. Aramitama. Dai, no, no, Aramitama. Questi sono buoni per fare le fusioni. No. Questi sono buoni per fare le fusioni. Vi dico. In verità vi dico. Che vuoi? Ah. Intanto tirano fuori una frase perché non ce la fanno a stare in silenzio, capito? Rimani in silenzio, ne va della tua vita qua dentro. Ma io non so. Anche io preferirei continuare, Junpei. Qui sappiamo che le scale sono lì, queste lì. Mi sembra che ci mancasse ancora una strada. Questa qua, ok. Che dove penso sia anche il forziere. Allora, ovviamente ci ha visto, quindi vantaggio. Andato in vacca. Allora, tu non puoi fare niente in verità, quindi dai una botta. Tu butta la storia che ti abbiamo doppio colpo. Ah.
Se capì la gocciola. Ma Gemma, ma zio Angelo. Non abbiamo ancora niente con il fulmine, effettivamente. Cosa troveremo qua dentro? Talmente dobbiamo andare un po' a ricerca della scuola per questi frammenti, raga, perché... Vai su, che cazzo è? Acca, aspetta un attimo. Cura determinati alter di alterazione di un alleato. Not bad. Not bad. Ah! Le scale. Che piano siamo? 15. Ovviamente, raga, io non mi ricordo bene quale sia il conto preciso per... Mi son cagata. Chi c'è? Vabbè, sì, grazie. Quale sia il conto per trovare il teleport e poi ci riporta qua e non doverci rifare una volta i 5 piani. Questa mia tattica è tutta per pigrizia. Cioè, diciamoci le cose come stanno. No, non mi vedere. Bravo, gira. No, e che cazzo di route è? Ma guarda sto spaccamerone. Ok. Ah, quello però è un rompicoglioni. Non mi ricordo. Scusa. Ok. Perché fini di MP, ragazzi. ISP, quello che mi cazzo chiamano qua. Ok, è vero, lui bastava tirargli. No, gli attacchi di spada, giusto. Porca troia. Si miss. Ah, l'abbiamo mandato in confusione. No, no, no. Guarda, proprio quello spregio, bro. Merda. Chi è il prossimo? Te. Siamo fatto fregare. I più simpatici, poi. Questi bufo. Questi in sesà. Però c'ho una mezza idea. Lo meriti. Dovrebbe resistere lei. Però comunque sta mezza morta, quindi io direi, insomma. Giocare safe. Ora. Marcano. Noto già. Grandissimo. Possiamo usare l'alto guarigione, non è vero? No, fammi rivedere con quali qua. Che non so di chi abbiamo usato i punti esperienza. Sì, ma abbiamo fatto tutto il piano. La mia memoria. Sì. Ogni tanto faccio per premere il tasto per saltare. Ovviamente non salto. Abitudine, no? Attenzione.
Trovarlo lo troviamo, il problema è se non ci fanno il culo. Questa è un'altra delle ipotesi. Mappa. Qual è il piano? Attaccare. Mi dà fastidio usare tutte le gemme. Una ce n'avevamo. Ah, il bastardello resiste. Resistere ancora per molto poco. A posto. È andata anche abbastanza bene, ma mi dà fastidio sfruttare queste cazzo di pietre. Se riuscissimo a beccare un Pokémon, senti a me. Un personaggio. No, 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 comincia la scena più patetica. Due cretini non missano. Però quello non lo tiriamo giù. Bassa di effetto collaterale. Cagotto. Qualcuno doveva dirlo. Faccia arrogante? Non è arrogante. Non è bastata l'arroganza. E poi tira fuori sti punti. Dammele. Voglio più pets. Va bene, questa non è la valigia che stavamo cercando. Però 530 yen, non ci sputiamo su. Allora. Chi c'è? Mi sono cagata in mano, ho sentito rumore. Che deve fare? Che cazzo. Credo. Guarda sto fi. Vabbè, ci ha detto quello. Vabbè, però Giupei! Ma poco il figo che hai missato. Ah, eccolo, c'è. È ovvio che ci fosse un uomo. Speriamo che non mi chieda qualcosa che non ho per aprirlo. La faccia arrogante. Sempre a lui prende st'angoscia. Ma io è andata bene. Me dai il cazzo di persona col fulmine. Che tre. Vediamo se possiamo aprire questa forzina. Acqua curativa. Tutto sto burdel. Vabbè. Vabbè. Vabbè.
Voglio parlare col manager. Quando abbiamo il vantaggio, io andrei di sprint perché generalmente. Però potevamo cambiare. Porco. Fermi, fermi. Ecco la cagata di cui vi parlavo. Domanda tecnica, ma non avevamo noi il vantaggio? Così. Il problema è che l'attacco combinato lo facciamo in due. Quindi. Sai che risate se fa. Anche mettendogli il Garo. Quando vi dicevo lo sprint però può essere pericoloso. Per la fine. Diciamo che abbiamo un po' smargiassato. Adesso ci porteremo il corpo svenuto. No, Iori non sta benissimo. Cioè, Iori sta bene e Ayukari che non sta benissimo. Vabbè, restate in automatico, ovviamente. Noi sfrutteremo ancora l'abilità di Ayukari di cura. Facciamo finire a lei gli skill point. Ah, salve. Questo. Sì. Usare l'orologio in caso per ripristinare completamente. E questo mi vuoi dire adesso? Lo dice adesso? 7 frammenti del crepuscolo. Ma piuttosto, guarda, vanno a lavorare la terra. Guarda, se io proprio. Vabbè, abbiamo trovato il nuovo super cazzutissimo di zona. Con questi ci siamo fatti un altro bel giretto giù. Abbiamo scoperto altri nemici. Che stanno diventando comunque sempre più forti. Come vedete, lo sprint ora non è più tanto un'opzione da prendere alla leggera. Anzi, meglio non cagarci. E abbiamo visto Yukari morire. Come avete visto, il personaggio va giù, poi dopo resta ovviamente con un HP. Quindi occhio, ricordate, perché sennò poi vi buttate in battaglia. E... se invece succede al protagonista, game over. Game over. Cioè il protagonista va protetto, tipo salvate il soldato Ryan, cioè praticamente va protetto fortissimo. Arriva un colpo e cura, perché lui va a terra, gioco finito, game over. E se tu hai salvato tipo 45 minuti fa, ha voglia tira giù da Sant'Abago a San Zaccaria, non cambia niente. Comunque ragazzi, io spero che questo piccolo giro nel tartaro vi sia piaciuto. Ho una domanda per voi riguardante persone, in vero. È sicuramente un gioco che richiede video lunghi perché tagliare le parti di persona lo snaturi un po', anche perché i personaggi comunque sono prolissi, parlano un po' come me e quindi è difficile. Fatemi sapere se vi va che ci siano video più lunghi o se preferite delle versioni molto tirate di alcune cose salienti così della storia e quant'altro e via discorrendo. Quindi questo fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere, quindi condividetelo. E ovviamente, come già detto prima, lasciatemi dei commenti su come preferireste i video, come sta andando la vostra run, se lo state giocando, e soprattutto perché anche a voi Yukari sta sulle palle. Ma questa è una storia vecchia. Io qui vi saluto e vi ricordo in descrizione troverete tutti i link degli altri social su quali ci potete seguire. Io direi che possiamo andare, sì. Vabbè, dai, su, la messa è finita, andate.